Okay. Ciao a tutti i nostri amici cinafoniaci, oggi facciamo un video un po' particolare, un video che proprio non avrei proprio mai voluto fare. Questo è il mio Ayocean X8, l'avete visto nelle mie recensioni, e purtroppo ha subito un problema. L'avevo venduto a uno dei nostri utenti cinafoniaci e purtroppo tanto cinafonico non si è dimostrato, perché vedete, questo è il carrello che tiene lo slot per le SIM. In pratica questo carrello, vedete, ha due versi, uno qua e uno qua, che c'è scritto, se vedete, up. E questo con scritto up ovviamente va nella parte sopra. E invece purtroppo questo nostro amico l'ha messo al contrario. E in questo caso, in pratica, le linguette che tengono la nano SIM dentro, vedete, hanno fatto sì che ora non si toglie mai più in nessun modo. E questa è una cosa che non ci piace per niente. Dopo la prima mezz'ora, tre quarti d'ora di bestemmie, ho iniziato a cercare qualche soluzione, diciamo. Quindi sono andato sul sito della Ocean, che c'era un video proprio su questo fatto. Evidentemente non è solo il nostro amico, sono in tanti che hanno avuto questo problema, tanto da aver fatto un video esplicativo. E adesso facciamo la versione italiana, diciamo così. Come vedete, non ci sono video da nessuna parte su questo telefono perché sono un po' antiestetiche, però adesso andiamo a vedere come si apre. Avete bisogno di una ventosa, questa l'ho presa dal parasole della macchina, e poi qualche cacciavite, ho preso una lima, un attrezzo, un plettro usare. E andiamo a vedere un po', insomma. Allora, innanzitutto devi mettere questa ventosa sul telefono, in quanto in pratica non ci sono viti e il telefono è messo a pressione. Però è molto difficile riuscire a fare pressione. Devi riuscire a staccare il vetro della cover posteriore dallo chassis, che sarebbe questa cosa di metallo. È molto difficile, adesso ci provo sperando di non spaccare il vetro, che anzi potrebbe diventare un video ancora più bello spaccando il vetro. Come vedete, non so se si vede, si sta leggermente staccando. Ecco fatto, vedete? Si è staccato il primo, diciamo, il primo dentino. E adesso possiamo metterci un attrezzino. Ecco, vedete? Questa, diciamo, secondo me era la parte più difficile. Adesso vediamo se riusciamo ad aprirlo in maniera... Allora, la ventosa la lasciamo, che ci può sempre servire. Allora, dobbiamo andare ad aprire tutti i dentini che sono intorno. Però devi fare un po' attenzione, perché in pratica questo, cioè, non è plastica, è vetro. Quindi ovviamente devo fare un po' attenzione. Allora, abbiamo aperto la prima parte, vedete, si è riuscito a fare un buco, vedete, c'entra questa. Ora dovete trovare un oggetto che sia abbastanza fino, però che riesca ad aprire questa cosa. Noi abbiamo questa bellissima card spesa amica della Carrefour, che sembra fatta apposta. Vediamo se ci riusciamo con questo. Diciamo che quantomeno se ne vede un inizio di telefono aperto. Ecco qua forse ci siamo. Ok, abbiamo aperto il nostro telefono. Questa
la parte posteriore, come vedete, c'è una bella batteria bella grande. Siete i primi a vedere una batteria del genere. Allora, il nostro problema è qui. Vedete, questo è lo slot SIM. Dovete staccare le sei vitarelle che lo chiudono. Andiamo a staccarle. Ok, abbiamo staccato il video, adesso bisogna staccare lo slot della SIM dalla scheda madre, che è questo connettore qui, insomma. Come vedete io uso una lima per le unghie, voi potete usare una pinza, qualcosa di un po' più tecnico, ma questo è molto casareccio come, diciamo, riparazione. Come vedete qui in alto, quello, diciamo, in colore ocra che sto cercando di togliere è il jack per le cuffie che è attaccato allo slot SIM, quindi è tutto un unico pezzo. Dovrete cambiare tutto il pezzo. Qui cerco di staccare lo slot SIM senza fare, facendo meno danni possibili, ma è completamente impossibile. In pratica hanno fatto questa scelta di assemblaggio che se uno mette lo slot SIM al contrario deve proprio spaccare tutto lo slot SIM per tirarla fuori. Non ci sono verti, non ci sono metodi di toglierlo senza fare danni. Questo, vabbè, lascia un po' perplessi, diciamo così. Non fate questo errore di mettere questo slot perché altrimenti l'unica possibilità è proprio spaccare lo slot SIM e metterlo da capo. Ecco, qui ci provo in tutti i modi, ma non ci sono riuscito. Quindi spaccate a metà questo slot SIM e mettetene uno nuovo. È l'unica possibilità. Ok, abbiamo tolto quindi lo slot SIM, come vedete c'è un bel buco al centro del nostro telefono che adesso andremo a riempire. Eccolo qua vicino, abbiamo il nostro slot vecchio che stava qui, lo leviamo. Dovete mettere innanzitutto, vedete questo pezzetto di ferro che ho in mano, piccolissimo, è l'estrattore della SIM, cioè quell'affaretto che premuto con l'apposito attrezzo fa estrarre il carrelletto della SIM. Allora, questo piccolissimo pezzo di ferro ha un buchino piccolissimo che va inserito in un perno che voi vedrete proprio all'ingresso dello chassis, quindi dovrete infilare questo attrezzino in questo perno in modo che funzioni l'estrazione della SIM. Diciamo, non è una cosa particolarmente difficile, se ci sono riuscito io. Dopodiché prendiamo, eccolo qua, un nuovo slot SIM, nuovo di pacca. E lo andremo a mettere nel posto dove era l'altro, ecco, esattamente qui. Vi dico subito che io ho provato a contattare Ocean, quella cinese, per questo pezzo e mi hanno detto di rivolgermi al rivenditore italiano, Ocean.it, che mi hanno chiesto 30 euro per questo pezzo. Diciamo che ho cercato qualche altro canale e alla fine l'ho trovato comprando dalla Cina a 4 dollari. Questo è, diciamo, una piccola panoramica di di cosa costa in Italia rispetto alla Cina, ecco. Comunque, lasciando stare queste piccole disavventure, vedete, dovete mettere prima il jack delle cuffie nella parte alta, incastrarlo. E dopodiché attaccare il resto dello slot nella parte sottostante. Un po' difficile, ma insomma, ci se la fa. E dopodiché, vedete, premete il connettore che collega lo slot SIM alla scheda madre, che è quello che fa tipo una sorta di click quando viene connesso. Eccolo qua. Perfetto, tutto collegato. Ora ci manca solamente, eccolo qua, nel suo alloggiamento perfetto, tutto stabile. Bisogna solamente unire, attaccare le 6 viti. Quindi adesso attaccheremo le 6 viti.
Allora, dopo le 6 viti dovete semplicemente ri riprovare il tutto e dopodiché attaccare la back cover che è semplicemente a pressione. Ok, il slot SIM è messo, potete andare a rimettere il carrelletto, stavolta cercate di metterlo nel verso giusto, se no avete fatto tutto un lavoro inutile, e poi aggiungete la back cover in vetro. E questo direi che è tutto, vedete funziona perfettamente anche con la forchetta. Spero che non vi servirà mai questo tutorial, ma vabbè. Per noi è tutto, un saluto da Cinafoniaci, ciao! Okay.